viste non solo le bozze, ma anche in uscita dall'ultima commissione, qui erano stati discussi degli emendamenti, alcuni anche diciamo da noi richiesti, uno in particolar modo andava a sanare quella che per noi era una mancanza importante, ovvero l'assenza dalla cosiddetta misura 14, che è la misura che individua, diciamo, gli interventi più importanti, più strategici di un'area che noi crediamo importante, cioè quella rappresentata in particolar modo dal Pesaro, Gradara, Gabicenare e dal San Bartolo. Nei prossimi giorni firmeremo anche il protocollo di costituzione di quello che è l'insieme di iniziative della Riviera del San Bartolo che da tempo annunciamo, che abbiamo annunciato anche alla Regione stessa, quindi ci sembrava strano che questa area non fosse ricompresa in un elenco di tantissime altre realtà importanti e degne di attenzione strategica da parte della Regione che coprivano più o meno tutto il territorio regionale. Il Consiglio Comunale di Pesaro lunedì scorso ha richiesto a larghissima maggioranza, insomma, di poter integrare questa parte mancante in particolar modo. Poi i consiglieri lavoreranno anche su altro, sul tema della terra dei piloti dei motori, su cose che probabilmente saranno più importanti, però per noi, ecco, questa misura che va a inserire Pesaro, Gradara, Gabice, quindi non è questione solamente di un comune o di un fazzoletto di territorio, ma insomma una questione strategica perché crediamo che sia interesse di tutte le Marche che questa Porta Nord, che con il San Bartolo, che peraltro è molto raccontato e venduto anche dalla vicina Romagna, sia un elemento di reale attrazione turistica, visto che parliamo di grandi attrattori turistici della regione Marche. Ecco, c'era presente Urbino con l'entroterra pesarese, c'era presente i bronzi di Pergola, realtà sicuramente importanti. Crediamo però che questa peculiarità di Pesaro, Gradara e Gabice con Torre Terra del San Bartolo debba essere presa in considerazione. Abbiamo anche segnalato, ad esempio, che nel piano stesso e anche in questa misura strategica c'è anche poca attenzione per Fano, siccome altre volte ci è stato detto perché non l'avete chiesto, perché non l'avete detto in tempo, eccetera. Questa volta ci siamo mossi in tempo con la commissione consigliare, gli emendamenti sono stati bocciati e ora abbiamo posto queste istanze per fare in modo che possano essere ripresi in aula. Chiaro che dopo il passaggio in Consiglio regionale, giochi per il piano triennale saranno chiusi. Questa cosa ha prodotto, mi sembra, un'apertura di credito da parte del presidente della commissione Puzzu, che a parte definire un po' schizofreniche le nostre posizioni, mi è sembrato troppo rispettoso, però allo stesso tempo ha annunciato la volontà da parte del presidente Acquaroli, che è, ricordiamo, anche assessore al turismo, da portare in aula un emendamento e quindi diciamo, siamo fiduciosi di questo iter, proprio perché crediamo in questo iter, abbiamo pensato, così come faranno anche i consigli comunali di Gradara e di Gabicemare, di formalizzare quello che secondo noi è l'emendamento centrale, ovvero l'inserimento di questo territorio con il Parco San Bartolo all'interno della già citata misura 14.